intenzione di ascoltare, ma il sindaco ha dato un ordine preciso, ascolterò lo stesso. Una prima considerazione è molto semplice, è tutta politica, che si riferisce al gioco di squadra. Cioè, non c'è ombra di dubbio, credo che l'abbiamo anche dimostrato, io personalmente l'ho dimostrato, il sindaco è testimone, nella conclusione della scorsa legislatura abbiamo operato un rifinanziamento della legge speciale, spero che i fondi siano arrivati, se no fatto solo. E quindi questo è un primo impegno da riprendere subito l'erogazione di quei fondi, però è la dimostrazione che l'approccio, io spero di tutto il governo, sicuramente mio, è di questo tipo. E quindi per quanto posso io e gli altri colleghi, adesso ci sono addirittura due al governo da Venezia, questo credo sia positivo, sono come si dice a disposizione, non ho questioni personali o politiche, peraltro la condizione che mi vede rientrare al governo è proprio di servizio, quindi, per cui gioco di squadra assicurato. Sappiamo che già l'altra volta avevamo iniziato col coordinamento del sindaco del comune, io penso che ovviamente in relazione alla regione, ma sia opportuno che sia l'amministrazione comunale a fare regia di questo lavoro e quindi disponibili a incontrarci e stabilire una scaletta di questioni di priorità sulle quali muoversi. La prima questione è questa del sbloccare i finanziamenti fermi, non risolvono il problema ma danno un segnale, devono dare un segnale. I calcoli di ripartizione sono stati fatti, peraltro lo dico. Esatto, c'è la firma e sottolineo una cosa importante che proprio nell'ottica metropolitana avevamo coinvolto tutti i comuni della Gronda la volta scorsa e quindi c'è un interesse più ampio in quest'ottica io penso che parlare della Grande Venezia è meglio che parlare della separazione tra Mestre e Venezia. Parlare della Grande Venezia vuol dire porsi un tema ambizioso ma di competizione con il resto del mondo e sicuramente con il resto d'Europa. Veniva accennato anche adesso nell'ultimo intervento, non c'è dubbio che noi dobbiamo avere un orizzonte più ampio di prospettiva e dentro questo orizzonte più ampio dove il concetto metropolitano va ripensato in una chiave addirittura dal punto di vista economico converrebbe parlare forse addirittura di Nord-Est perché ci sono delle interazioni col Friuli che anche in termini di servizi pensiamo ai cantieri aperti e che io sto spingendo perché ci siano le persone che li governino, i commissari che vanno nominati per poter ripartire, c'è non solo la Verona-Brescia ma c'è anche tutto il pezzo verso Trieste. Quindi un'idea ampia dove è chiaro che Venezia ha una centralità effettiva e può svolgere questo ruolo. In questo senso un progetto ambizioso anche dentro la città di Venezia. Non c'è dubbio che noi abbiamo tre aree sulle quali l'intervento, lasciando perdere Piazza San Marco di Alto, no, per un momento, sulle quali peraltro l'intervento del Comune in accordo con le amministrazioni centrali, anche a seguito di cessione di patrimoni, fa parte di una progettualità ambiziosa necessaria. C'è una porta da mare, no? Che è tutto quel pezzo che va dalla Certosa alla Sant'Elena al Lido, col Licelli e col grande problema che dovremmo vedere dell'ospedale al mare, che a questo punto è, diciamo, va portato a soluzione. È chiaro che la riorganizzazione complessiva di quell'area è la porta da mare che dà una risposta. C'è la porta di cielo, cioè di chiamare d'aria tutto il quadrante Tessera e poi c'è la porta di terra, chiamiamola così, e cioè Marghera, ma Marghera non dimentico che in via Torino, che è qui dietro, c'è l'università
e che c'è Forte Marghera, che è una risorsa e un polmone che francamente merita, come spesso a volte si è detto, di più di quanto oggi. E in questo senso Marghera viene valorizzata in quest'ottica di riorganizzazione complessiva del territorio. Voi sapete, io, ma questa è un'opinione personale che non contrasta con i problemi, con altre idee, io ho pensato che ad esempio la riorganizzazione della prima zona poteva essere fatta anche attraverso la portualità legata alla collocazione delle grandi navi, sulle quali io dico solo una cosa e credo che siamo d'accordo col sindaco: decidiamo quello che dobbiamo decidere, ma togliamo questo equivoco dal dibattito, perché finché l'opinione pubblica italiana e mondiale discute di questo tema importante che va risolto, anche il dibattito di stamattina rischia di essere distratto, no? E quindi non riusciamo a concentrarci sulle questioni specifiche. Quindi in questo quadro noi abbiamo da sbloccare le bonifiche, e questo è un impegno che ci dobbiamo prendere. Non entro nel merito perché qui sanno tutti, anzi a maggior ragione questa platea è più informata di altre su cosa parliamo, però è chiaro che c'è un ritardo che non consente di fare l'effetto successivo di progettualità. C'è un problema di organizzazione degli strumenti. Allora qui parliamoci chiaro, io ho trovato, ma non per dire così, ho trovato il dossier sulla ZES come l'ho lasciato, ma non per, esattamente così, no? Prendiamolo in mano, e non è facile, perché la legislazione attuale e l'interpretazione della legislazione attuale è vincolata sul sud. Io ho sempre pensato, qui c'è anche Marinese con cui avevo parlato anche le altre volte con la Camera di Commercio e con il sindaco, che le condizioni per Marghera ci sono e vanno portate avanti. Sappiamo che c'è questo problema di interpretazione. Mettiamoci attorno a un tavolo perché dobbiamo capire, lo dico da rappresentante del governo, se ci sono delle strade che consentono di raggiungere il risultato nell'ambito della legislazione attuale. Se ci sono, le pratichiamo. Se non ci sono, ci dobbiamo porre il problema non da poco, ma che ci dobbiamo intestare nell'ottica, diciamo, della lobby, diceva prima, di aggiustare, perché è impensabile che cambi una legislazione e il nord diventi oggetto nel quale si possono fare le ZES, no? Sapete che a Gorizia c'è un dibattito analogo, più legato alla condizione specifica del territorio. E quindi io penso che, mi permetto di suggerire una strada che dice: vediamo se ci sono le condizioni, sfruttando anche il fatto che oggi a Marghera c'è già una presenza di un'area speciale. La presenza di un'area speciale può essere in continuità allargata e non essere, diciamo, non è detto che sia necessario farne una nuova, però siccome questo non è di merito, no? Ci sediamo attorno a un tavolo e vediamo. Per quanto riguarda noi, noi veneziani, siamo pronti a fare tutti i percorsi necessari. È chiaro che se riusciamo a trovare una strada senza cambiare la legislazione, guadagniamo tempo e guadagniamo percorsi. Terzo, le risorse. Ora, su questo, anche su questo, siccome riprendiamo in mano i dossier, facciamo un ragionamento concreto, quindi mettiamoci lì e vediamo davvero che cosa serve di risorse e dove le orientiamo. Se il veicolo della legge speciale è ancora il veicolo giusto, io sono dell'opinione che può esserlo, e che è meglio se dobbiamo migliorarla un po' la miglioriamo, ma pensarne a una nuova, come in alcuni colleghi anche pensano, è un rischio, perché la congiuntura politica e culturale che portò a quella legge fu sull'onda del dramma, no? Dell'Acqua Granda. Oggi è difficile pensare che si creano condizioni analoghe per rifare una legge speciale. Siccome la legge speciale al punto 6 contiene anche però un esatto, mi pare il punto 6, non vorrei dire un numero sbagliato, contiene esattamente un tema di programmazione. Ricordo che quando due anni fa l'amministrazione fece a Palazzo Ducale la commemorazione dell'Acqua Granda, il professor Musu, che fece la relazione sulla legge speciale,
accentuò questo aspetto, cioè la parte della legge speciale è finalizzata allo sviluppo economico e industriale. Allora io penso che noi dobbiamo usare quello strumento, quindi se noi lavoriamo sulle bonifiche, riprendiamo in mano la questione della ZES, vediamo le risorse all'interno della prospettiva della legge speciale, penso che possiamo dire che possiamo cominciare bene. Però, perché queste non restino parole, assolutamente disponibili a incontrarci sulla base del coordinamento che l'amministrazione comunale può fare, e per quanto ci riguarda mettiamo tutto il nostro impegno, peraltro credo che sappiate che lo facciamo. Grazie.